Buongiorno a tutti, oggi siamo qui riuniti noi ragazzi del Book Blog, siamo Emanuela, Rebecca e Giulia e oggi intervisteremo Luisa Mattia, Massimo Birattari, Guido Sgardali e Beatrice Banzini. Dato che ognuno di voi ha scritto libri diversi, ma incentrati principalmente sullo stesso tema comune, la Grande Guerra, cosa vi ha spinti a scrivere dei libri ispirati a questo tema? Chiara Carminati ha scritto questo libro su suggerimento mio perché si avvicinava l'anniversario della Grande Guerra e forse c'era bisogno di un po' di storie che facessero il punto sulla Grande Guerra per i ragazzi. Io ho scritto la storia lo stesso su invito dell'editore, però poi l'ho un po' trasformata, nel senso che mi era stato chiesto se volevo affrontare il tema della tregua nella Prima Guerra Mondiale, la tregua di Natale, che era avvenuta sul fronte occidentale tra inglesi e tedeschi nel 1914, e io l'ho un po' trasformata, l'ho fatta italiana, ho cambiato la data, ho creato praticamente un falso storico e poi da questa vicenda ho un po' ricostruito anche tutta la storia della mia famiglia, le origini contadine della mia terra. Io vengo dal Veneto, quindi molto vicino al fronte in cui si è combattuta la prima parte della Prima Guerra Mondiale. Anche per me ha contato l'anniversario del centenario della guerra mondiale. Io però avevo voglia di scrivere non un romanzo, ma un tentativo di storia per ragazzi, per raccontare la storia in maniera, diciamo, interessante per i ragazzi di oggi, una storia di ragazzi di 100 anni fa, perché molti dei protagonisti, diciamo, avevano pochi anni più di quelli che sono i destinatari del libro di questo libro. E mi interessava tantissimo in realtà la Prima Guerra Mondiale, che io avevo, di cui conoscevo già qualcosa, e poi c'è questo aspetto fondamentale che per me scrivere un libro significa leggere un sacco di libri, e quindi ho avuto l'occasione splendida di leggere libri meravigliosi che avevano a che fare con la Prima Guerra Mondiale. In fondo scrivo questo libro anche, ho scritto questo libro anche per invitare i lettori a leggere degli altri. Alla fine ho trovato la strada, che era quella appunto di inserire nella storia scritta da me le testimonianze dei protagonisti dell'epoca, e in questo modo c'è un continuo passaggio, diciamo, dalla storia dall'alto a invece la storia dal basso vissuta dai protagonisti. Anche per me è cominciata con una richiesta, e cioè ti andrebbe di scrivere un romanzo ambientato durante la Prima Guerra Mondiale? Io ho risposto sì, senza esitazioni, perché avevo già la storia, ed era una storia che ruminavo da tanto tempo, legata ai ricordi che mio nonno mi aveva trasmesso in maniera, direi, molto allegra, nonostante l'argomento. Io avrei una domanda per Beatrice Masini. Qual è il significato del titolo del libro? Fuori fuoco vuol dire due cose, vuol dire stare lontani dalla linea del fuoco, come sono le protagoniste, la protagonista e la sua famiglia, una famiglia tutta al femminile perché gli uomini invece sono al fronte. Questo è un libro che parla di chi è rimasto a casa e deve comunque cavarsela, sopravvivere, mangiare, cercare di continuare a vivere come se, quasi come se. E quindi questo è il primo senso, perché Chiara ha voluto scrivere una storia appunto su chi la guerra non la fa ma la subisce. Il secondo senso invece è legato un po' al modo in cui lei ha avvicinato questo materiale documentario, quindi diari di donne, tantissime fotografie che le sono poi servite per inventare delle storie. Appunto, siccome ha visto tante foto e tante immagini l'hanno in qualche modo ispirata, ha deciso poi di inserirle, anche se non in senso stretto, dentro il libro, ma come sotto forma di didascalie. Quindi si è immaginata delle foto non realistiche, ma un po' mettendo insieme tutto quello che ha visto, e poi per ciascuna ha inventato una didascalia. Le foto inesistenti, perché non ci sono, con le loro didascalie fanno parte del libro e lo cadenzano, sono un po' come la divisione in capitoli.
la Grande Guerra è una tematica molto delicata da trattare, specialmente per i ragazzi. Perché considerate i ragazzi in grado di trattare questo argomento, contrariamente a molte altre persone che li ritengono troppo giovani per questo? Una domanda complicata a cui cercherò di rispondere in maniera proprio semplicissima. Io sono convinta del contrario, che i ragazzi siano in grado di comprendere e entrare dentro qualunque argomento. Qui non si parla di grande guerra e basta, si parla di guerra, si parla di vita, si parla di sofferenza, ma anche di ricerca di futuro, e i protagonisti della grande guerra, come di qualunque guerra, sono sempre giovani. I giovani sono anche le vittime della guerra. E io credo che questo sia un tema trasversale, che qualunque sia il periodo storico di cui si parla, possa riguardare e debba riguardare i ragazzi che leggono e anche quelli che non leggono, sperando che arrivino poi a un libro o comunque a un racconto che li riguarda. Secondo me l'immersione nella, cioè un libro è un'immersione in una storia o in tante storie, e questa, diciamo, l'esperienza della lettura è di fatto un entrare in una storia, in questo caso passata, che però ha sempre dei riferimenti anche al presente dei lettori, e il mio tentativo è stato proprio quello di stabilire questo contatto. Sì, l'occasione della guerra, un po' mi ripeto, è quella in realtà di portar fuori quello che c'è dentro le persone. È una situazione limite che mette a nudo delle reazioni limite. Però noi possiamo comunque riconoscere questo tipo di reazioni, che sono sensazioni, sentimenti, emozioni che proviamo, anche se non sono così estreme come vengono raccontate nei libri, ad esempio, che parlano di una guerra mondiale. Tutto sta appunto a nel riconoscerle. Sono sensazioni simili, di grado diverso magari, anche perché noi siamo tutti diversi, ma sono situazioni e sensazioni, emozioni nelle quali possiamo riconoscerci. Io credo che i ragazzi possano affrontare qualunque tipo di tematica, non esistono tematiche proibite o impossibili, il problema è che devono interessarli, riguardarli in qualche modo, e quindi la cosa importante dal punto di vista di chi scrive è scegliere la voce, il punto di vista, lo spicchio di storia che può accendere in loro una consonanza, una risonanza. Non è un caso che negli esempi narrativi di cui parliamo i protagonisti siano molto giovani, magari sono dei giovani uomini, come è il caso dei soldati che si arruolano proprio in extremis alla fine della guerra, oppure nel caso del libro di Chiara Carminati è una ragazzina, ed è lì il punto di contatto. Alla fine, che differenza c'è fra una ragazzina di 13 anni del 1914 e una di adesso? Tante cose sono cambiate, la cornice è cambiata, però dentro certe cose sono sempre le stesse. Ho paura di quello che non conosco, devo rimboccarmi le maniche, spero che succeda qualcosa di bello che aggiusti tutto quanto. Queste cose alla fine non cambiano. Perché in fondo avete scelto gli occhi dei ragazzi per raccontare e per essere per l'appunto i protagonisti di queste storie? Ma ti rispondo per quello che riguarda me. Scegliere l'occhio di un ragazzo o di una ragazza significa raccontare una prima volta, perché quando si è bambini o giovani ci si scontra e ci si incontra con la prima volta di ogni aspetto della vita, dei sentimenti. Nel caso, per esempio, del libro che ho scritto io, Benny si incontra con se stesso perché per la prima volta scopre l'innamoramento, scopre la guerra, scopre la sofferenza, tragicamente scopre anche la morte, ed è
la prima volta che segna poi uno spartiacque rispetto a te stesso e alle scelte che farai poi nel tuo futuro. Per me questo è essenziale. E l'occhio di un ragazzo, il punto di vista di un ragazzo, aiuta, se non risolve, ma aiuta a raccontare quanto sia importante e radicale la necessità di scegliere e di conoscere se stessi. Allora, nel mio caso, il mio è un libro, è una storia della Prima Guerra Mondiale, quindi non c'è il punto di vista del ragazzo è quello del lettore. Cioè io ho dovuto mettermi nei panni dei protagonisti, che avevano un'età maggiore rispetto a quella dei lettori, ma appunto dei lettori. E quindi raccontare in maniera coinvolgente dal punto di vista dei ragazzi di oggi queste vicende. Quindi, e per fare questo, la via migliore mi è sembrata proprio quella di fare ascoltare scusate, le voci dell'epoca, che sono anche voci straordinariamente, anche una lingua assolutamente comprensibile e che riesce a parlare ancora ai ragazzi di oggi e che secondo me stabilisce proprio questo contatto tra il presente e il passato, che è il compito di chiunque voglia raccontare la storia. Nel mio libro l'occhio del ragazzo serve un po' a smontare l'idea di eroe che appunto tutti i ragazzi hanno, anche di se stessi, no? L'invulnerabilità. Lo si diceva all'incontro prima, quando si è giovani si pensa che nulla potrà toccarci, nulla potrà farci del male, non moriremo mai. Ed è quello che pensa il protagonista del mio romanzo, salvo poi scoprire che la realtà non è purtroppo questa, ma non per questo, visto che nel mio già dal titolo insomma si parla di eroismo o si cerca di definire cosa sia davvero, no? L'eroismo, al di là della retorica, lui scopre che poi si può essere eroi anche avendo paura, si può avere coraggio pur temendo quello che ci sta per capitare o che ci potrebbe succedere e che non siamo invulnerabili, quindi possiamo lo stesso essere degli eroi vulnerabili, però esserlo comunque. Il punto di vista di un bambino o di un ragazzo è interessante di per sé perché non comprende tutta la realtà, nemmeno quello di un adulto, però diciamo che man mano che cresci il tuo raggio, il raggio del tuo sguardo aumenta, si allarga, mentre è chiaro che se il protagonista è più piccolo ci sono delle cose che per lui o per lei sono più importanti e delle altre che sono necessariamente in secondo piano, più sbiadite. Nessuno dei protagonisti di questi libri si chiede cosa farò da grande, non subito, magari se lo chiede strada facendo. È più importante il presente, quello che hai lì proprio vicino. È proprio una questione di sguardo sul mondo ed è questo che rende interessante leggere un evento grande, largo come una guerra, da un punto di vista preciso. Io avrei una domanda un po' per tutti. In che modo vi siete documentati per scrivere questi libri, i vostri libri? Ma come raccontavo prima durante l'incontro, la primissima documentazione ce l'avevo già e che erano i racconti di mio nonno. Ho letto tantissimi diari di guerra, ho guardato e letto molti articoli dell'epoca e ho visto anche film di propaganda, ne cito uno nel libro all'inizio, Il maciste alpino, che peraltro è conservato alla Cineteca di Bologna, quindi volendolo vedere si può vedere, perché avevo bisogno non solo di capire qual era la situazione storica, cioè cosa stava accadendo intorno a quello che avrei raccontato, ma anche le atmosfere, cosa si mangiava, cosa si beveva, cosa si andava a guardare al cinema, perché quello comunque per me è un elemento importante per costruire intorno al personaggio un'atmosfera, entrarci un po' dentro. Quindi ho fatto questo tipo
di lavoro di documentazione, ho ascoltato le canzoni che si cantavano all'epoca proprio per dare suono e vita a quello che accadeva intorno. Sulla guerra mi sono documentata relativamente, sulle grandi cannoni, le grandi armi che venivano utilizzate, e devo dirti che mi sono anche molto stupita della straordinaria energia inventiva che allora come oggi si impiegava per costruire armi di distruzione che poi sono diventate purtroppo armi di distruzione di massa. L'ingegno umano è abbastanza strano nelle sue scelte, si rivela quasi quasi al meglio nelle cose che distruggono piuttosto che nelle cose che possono generare qualche cosa di buono. Però ho fatto questo, ho molto guardato, ascoltato, molto letto e poi sono partita a raccontare. Io appunto, avendo scritto una storia, sono partito da alcune storie generali sulla Prima Guerra Mondiale per un inquadramento. Poi per quanto riguarda invece le testimonianze, ho usato per esempio uno strumento stupendo che è online in questo momento, che è in pratica una enorme numero di brani, di diari, lettere, memoriali di persone che hanno vissuto durante la Prima Guerra Mondiale, soldati ma non solo, che fanno parte del patrimonio dell'Archivio Diaristico Nazionale di Pieve Santo Stefano ad Arezzo. Loro hanno raccolto le testimonianze scritte, popolari spesso, da tutta Italia, cioè la gente manda i propri manoscritti, ma anche quelli dei genitori, dei nonni e così via. Le parti che riguardano la Prima Guerra Mondiale sono stati messi online con la collaborazione del gruppo Repubblica Espresso, e quindi c'è un sito che si chiama Grande Guerra 1914-18 che riporta tante di queste testimonianze in cui si vede anche geolocalizzate, ordinate per temi e così via. Quindi io sapevo per esempio di dover parlare, che so, della guerra di trincea, e andavo a cercarmi delle testimonianze utili lì, poche righe che potessero però darmi il senso di questa voce. Poi in generale, appunto, dicevo prima, scrivere libri significa anche leggersi un sacco di bei libri. Anch'io ho letto tanti libri interessanti e non posso non consigliare chiunque mi sta ascoltando in questo momento vi consiglio di leggere Un anno sull'altipiano di Emilio Lussu, un libro che fa parte da un sacco di tempo, è una lettura per la scuola media sempre consigliata. Chi non avevo letto nelle scuole medie, avevo letto solamente dei brani, ho letto un altro libro di Lussu, ma per la prima volta me lo sono letto oltretutto alla fine, quando avevo già scritto quasi tutto il libro, ed è un libro secondo me straordinario, non solamente dal punto di vista della memoria di uno che ha partecipato alla Prima Guerra Mondiale, ma in assoluto uno dei libri più belli del Novecento italiano. Quindi appunto, scrivere libri significa anche avere l'occasione di leggerli, e tutto sommato in realtà il tipo di documentazione che ho usato è una documentazione a disposizione di chiunque praticamente, cioè siti online oppure libri che si trovano tranquillamente in libreria o in biblioteca eccetera, e quindi tutto sommato un libro come quello che ho scritto può diventare anche un esempio per dei lavori che possono fare anche i ragazzi, per esempio. Io sono costretto a ripetere quello che hanno detto i miei colleghi. Posso aggiungere, a parte il libro di Lussu che avrei citato io, ma Massimo mi ha anticipato, soprattutto poi sul tema della decimazione, insomma, che è presente anche nel mio ampiamente. Io aggiungo alle fonti che hanno citato loro, Luisa e Massimo, direi ad esempio io mi sono lasciato anche molto suggestionare un po' da, come ho sentito che probabilmente ha fatto Chiara, dalle fotografie. Quindi appunto per cercare di entrare un po', no? Cercare di capire le atmosfere e anche come erano vestiti, no? Come si atteggiavano davanti all'obiettivo, chi baldanzoso, chi con la paura negli occhi. Insomma, ho cercato di ascoltare anche molte canzoni, cioè al di là delle fonti, diciamo, classiche, che sono quelle cartacee, o anche i siti, però attenzione sempre alle fonti, perché ci sono moltissimi siti che parlano
di tutto e di Prima Guerra Mondiale in particolare, ma bisogna vedere chi è che li segue, chi li scrive. Comunque ne ho trovati anche molti di associazioni di ex combattenti che diciamo hanno una certa legittimità. Ci sono anche dei siti interessanti del Ministero della Difesa, prima Luisa citava le armi, ad esempio gli armamenti, le divise, tutte queste cose qui le ho prese direttamente dai siti del Ministero, quindi ufficiali. Però ecco, mi soffermerei di più su questo, cioè un po' lasciare andare la fantasia attraverso le suggestioni di immagini e di musica dell'epoca. Sì, Chiara ha lavorato molto sul territorio, quindi lei abita a Udine, si è mossa nel raggio di un po' di chilometri, ha parlato con storici specializzati in storia locale e ha letto tanti diari di donne, appunto, perché il punto di vista che poi ha scelto era comunque femminile, anche quando non sapeva nemmeno chi sarebbe stata Iole, però era lo sguardo delle donne che le interessava e quindi è partita proprio da lì. Allora, la storia di Hemingway e il ragazzo che suonava la tromba non narra solo di guerra, ma bensì anche di una storia d'amore, quella tra Benny, il protagonista, ed Emilia. Cosa ha trasmesso col suo amore Emilia a Benny? Ma guarda, quando uno si innamora, la trasmissione di cose, come dici tu, è molto ampia, difficile da definire. Per Benny è la prima volta che prova un sentimento così forte, e lo è anche per Emilia. Quindi io credo che la cosa che non si è trasmessa è che hanno scoperto insieme e che esiste e può esistere un legame che è diverso dai legami di amicizia o di curiosità o di solidarietà che puoi aver vissuto. L'amore lo scopri ed è un inizio di rivelazione di un sentimento nuovo. Sicuramente l'innamorarsi di questi due ragazzi per me trasmette, nel caso della storia, due cose fondamentali, e cioè un senso di grande vitalità, di speranza e anche grande forza, perché innamorarsi e amarsi nel mezzo di una devastazione come è stata e come è qualunque guerra è comunque una energia fortissima ed è una testimonianza di vita e di speranza, questo sicuro.